un attacco alla Lega, la Lega che cresce, la Lega che vince, vince in tanti comuni, governa Lombardia, Veneto e Liguria, i sondaggi dicono vincerebbe col centrodestra domani a livello nazionale, guarda caso, tac, arriva un intervento della magistratura senza precedenti nella storia repubblicana. L'unico precedente in Europa è di un partito messo fuori legge con i beni sequestrati in Turchia. Anche quando fu condannato il cassiere della Margherita, la Corte di Cassazione disse semmai i soldi vanno restituiti al partito che è stato danneggiato e non allo Stato. Noi non abbiamo una sentenza di condanna definitiva, io non ho un foglio di carta in mano. Come mai fino adesso non avete mai tentato di risalire su Bossi del sito e figlio di Bossi? Ma perché ritenevamo che giustizia avrebbe voluto dire che la Lega come parte lesa sarebbe stata eventualmente risarcita, non sequestrata o bloccata. Se ci sono degli errori di alcune centinaia di migliaia di euro imputabili alla vecchia dirigenza e al vecchio tesoriere, saranno la vecchia dirigenza e il vecchio tesoriere a risponderne. Però sicuramente quello che non c'entra niente sono io e quella che non c'entra niente è la Lega di oggi. Un conto è usare la magistratura per bloccare gli avversari. Questo lo fanno i regimi, non lo fanno le democrazie. Sento, con queste parole sulla magistratura sei un po' berlusconizzato.